Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme un dolce che non ha bisogno di grandi presentazioni. L'avrete sicuramente riconosciuta, la torta mimosa. In questi giorni avete visto che ci siamo preparate alla realizzazione di questo dolce dedicandoci alle basi, quindi al pan di Spagna e alla crema pasticcera. Oggi vediamo insieme come montare la torta e come decorarla, così da farle assumere quel suo aspetto tipico che la contraddistingue e che richiama il famoso fiore, appunto, la mimosa. Dai, partiamo! Partiamo da un pan di Spagna del diametro di 18 cm che dovremo dividere in tre dischi utilizzando un apposito tagliatorte oppure semplicemente un coltello. Dedichiamoci ora al secondo pan di Spagna, a cui abbiamo dato una colorazione gialla, aggiungendo un po' di colorante in polvere giallo. Trovate comunque la ricetta su tuorlo rosso. Il pan di Spagna giallo andrà diviso in fette, in questo modo. Ogni fetta andrà poi rifilata, così da rimuovere i bordi. È ridotta quindi in strisce e successivamente in cubetti. Saranno quei cubetti che ci serviranno per la decorazione. I nostri cubetti sono pronti, eccoli qua, e con questi decoreremo la nostra mimosa, le daremo il classico aspetto tipico di questo dolce. Gli scarti, mi raccomando, non buttateli perché potete utilizzarli per preparare degli altri dolcetti, ad esempio dei tartufini. Vi basterà aggiungerli in una ciotola con del mascarpone e della Nutella, ad esempio, e passare tutte e fare delle palline. Le passate poi nel cacao amaro o nelle codette colorate e saranno davvero super apprezzate. Ora passiamo alla farcitura. Dedichiamoci alla preparazione della crema chantilly, quindi montiamo la panna liquida ben fredda utilizzando le fruste elettriche. E man mano che prende consistenza aggiungiamo poco alla volta lo zucchero a velo e continuiamo a lavorare con le fruste fino a quando la nostra panna sarà ben montata. Per farcire la nostra torta mimosa servirà della crema pasticcera che abbiamo già preparato insieme, di cui trovate la ricetta sul tuorlo rosso, e la crema chantilly che abbiamo appena preparato. Ora aggiungiamo la crema chantilly alla crema pasticcera utilizzando una spatola. Facciamo dei movimenti dal basso verso l'alto così non smontiamo la crema. Continueremo ad aggiungere la crema poco per volta fino a quando avremo dato vita alla nostra crema diplomatica. Disponiamo ora su un piatto da portata il primo disco e lo bagniamo. Utilizzeremo in questo caso una bagna al limoncello. Trovate però sul tuorlo rosso tante idee per preparare delle bagne alcoliche e analcoliche. Creiamo ora uno strato di crema diplomatica utilizzando una sac à poche. Disponiamo quindi il secondo disco e bagniamo anche questo con la bagna al limoncello. Creiamo quindi un altro strato di crema. Ora disponiamo l'ultimo disco. Anche questo dovremo bagnarlo completamente. Non ci resta quindi che utilizzare la crema rimanente per coprire completamente la nostra torta. In questa operazione ci aiutiamo con una spatola. Dovremo infatti coprire sia la parte superiore che tutti i bordi. Fatto questo, non ci resta che passare alla parte più divertente, la decorazione. Riprendiamo quindi i nostri cubetti di pan di Spagna gialli e li disponiamo su tutta la superficie, sia nella parte superiore che sui bordi. Dovremo infatti ricoprirla completamente. Non ci resta quindi che decorare, se lo volete, con delle foglioline. Ed eccola qui, la nostra torta mimosa.
bellissima, colorata, profumata, ma soprattutto buonissime, con un'anima cremosa davvero irresistibile. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.